Sono stato per la prima volta al Pitti, che è la fiera moda uomo, penso, più importante che ci sia durante l'anno. Ce n'è infatti una all'anno, poi ci sono anche tipo Pitti Bimbo, Pitti altre che non ho ben capito. Ma ho vloggato un po' e oggi voglio raccontarvi come sono andati questi 2 giorni. Prima un po' di contesto, sono stato invitato là da 2 brand. Uno era Guess, che ha fatto una presentazione della nuova collezione, ci ha raccontato la storia ed è quello che poi mi ha tenuto lì a dormire. E invece il giorno dopo ho avuto un lavoro per P-Quadro al loro stand al Pitti. Quindi bene, questa è stata la mia prima volta al Pitti. Sono andato in stazione centrale per poi prendere il treno per andare a Firenze. Figo, appena ho un attimo di tranquillità faccio un po' di considerazioni. Sono arrivato in hotel per le 16:30, mi sono sistemato un attimo e ci sarebbe stato il call time alle 18. Dunque sarebbe arrivato il van e avrebbe portato me e altri creator all'evento. Sono appena arrivato nella mia stanza d'hotel a Firenze. È bellissimo, vi faccio vedere la vista. Sulla piazza. Là, devo dire che è stato male. Sul letto mi ha colto questo. Ah, e se sono nudo è perché io la prima cosa che faccio quando vado in una stanza d'hotel, a quanto pare, mi è successo 2 volte negli ultimi 2 mesi, io mi metto in mutande perché voglio togliermi i vestiti, devo capire ancora come vestirmi. Poi devo fare ancora un po' di cose al telefono, quindi mi spiaccherò sul letto e starò là. Volevo dire un paio di cose. Io, se sono qua, cioè, io se ho cominciato la carriera sui social, non so come sarà questa inquadratura. È principalmente grazie alla moda. Cioè, io volevo diventare un modello, volevo farcela nella moda. No, ok. Però poi è successo tutt'altro. Sto facendo social, che all'inizio pensavo mi avrebbero portato molte meno soddisfazioni rispetto alla moda. Se sono qua al Pitti oggi è grazie ai social, grazie alle persone che mi guardano, grazie a voi. Insomma, fa strano, non avrei mai pensato di dire una cosa così. Però è grazie, 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 figo. E il Pitti è sempre stato un po' un... cioè, sempre, l'ho scoperto tardi che esistesse, cioè, sapevo della Fashion Week, eccetera, però il Pitti, che è, ve lo spiego, la fiera uomo, cioè, un evento all'anno di Fiera Uomo, poi c'è anche il Pitti Bimbo, però e diciamo è molto importante. E per me, che volevo anche spiccare nella moda, questa è una bellissima soddisfazione. Tra l'altro stasera ci sarà un programma bellissimo, faremo un sacco di cose e anche domani farò il lavoro per cui sono venuto qua, il secondo lavoro per cui sono venuto qua e sarà bello. Tra l'altro per un brand anche quello bellissimo, ma vedrete domani. Quindi io ora finisco di fare le cose che devo fare, devo postare un video per una collaborazione, devo modificarne un altro per un'altra collaborazione, devo capire cosa mettermi. Perché mi hanno lasciato un po' di opzioni sul letto. Sistemarmi, magari, mi faccio la barba, faccio anche un paio di contenuti. E niente, ci siamo, sono contentissimo. Ho fame, il treno mi stanca di solito, ma oggi sono bello carico. Ci sono un sacco anche di persone che conosco. Dai, sarà una bellissima sera, non vedo l'ora. Sicuro qualcosa andrà storto, ma non ci facciamo abbattere, ok? Spero di non essere stato troppo nudo in questa inquadratura. C'è ancora qua. No, stai così, mi sto guardando allo specchio. E non vedrete. Dai, ci vediamo dopo, I guess. Che bella stanza però, raga, cioè, nel senso. Ma che roba? Dai, 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 scegliamo l'outfit. E dopo aver lavorato un po' col telefono, ho deciso cosa mettermi. Mi dispiaceva essere lì da solo senza poter condividere con nessuno questa esperienza. Dunque, visto che mi piace integrare i miei nel mio lavoro, ho chiamato mio papà e gli ho fatto vedere cosa stessi facendo e dove fossi. Poi vi lascio con questo momento padre-figlio. Guardate che figo. Non è tutto completo, però guardate che figo. Adesso voglio fare una cosa. Voglio chiamare papà. Ho già chiamato la mamma, però con quel telefono. E lei ha detto che figo. Quindi ciao mamma, scusa se non ti metto, ma ero con l'altro telefono. Adesso chiamiamo papà, sperando di non disturbarlo. Lui su WhatsApp perché non ha l'iPhone. Ciao, guarda che figo. Sono a Firenze. Questa è la mia stanza d'hotel. In che zona sono? In che zona sono? Tada. Sì, cavolo. Che figata. Sì. Sono sulla basilica, proprio. O qualsiasi cosa sia. Ma che figo. Poi c'è anche il giubbotto. Aspetta, vi faccio vedere. Allora, cosa ti hanno lasciato? Tutto quello che vedi. C'è un pantalone, una giacchettina di quelle leggere, però in jeans in più. Questo pantalone è più baggy, più largo. E poi la giacca che mi metto. Piano, di non rovinare. Tranquillo. 1, 2, 3. Allora. Ok. Bello, bomberino. Bomber con giubbotto e jeans. Praticamente sei tuo papà a 20 anni. Davvero? A 20 anni io giravo. Sì. Che figo. 20 anni io Guarda. giravo. Bomber con giubbotto e jeans sotto, un po' più corto era, si usavano quelli un Sì, po' belli quelli. spencer. Cioè, va che figo. Eh sì.
Però il mio dubbio è, perché ti faccio vedere, cioè, nel caso io avessi caldo, mi tolgo la maglia, faccio la mia sporca figura così, capito? Non so se mettere la maglietta a maniche corte sotto, perché ora non ho niente. Però non penso di stare in maniche corte, capito? Però penso che se la metto poi ho caldo. Una magliettina la metterei in ogni caso, tanto leggerina, tanto non è quella che ti rovina, no? È giunto il momento di scendere, sono molto curioso di come si vestiranno gli altri. Io ora sono così, capiamo. Ciao, andiamo. Cioè, tipo, prima... L'evento era in questo posto pazzesco, c'era anche parte dello staff internazionale. All'inizio c'è stato il photocall, quindi ci hanno fatto a tutti le foto davanti alla scritta. E poi c'è stato un mini show visivo per poi portarci dietro e farci vedere un po' di storia del brand, delle tecniche utilizzate per fare il denim e un po' di cosuccia crina. È stato molto interessante. So. Però non si prende in giro. No, fra, sto portando alta la Legacy. Una volta finito il giro siamo stati lì a stuzzicare due cose e poi siamo andati al ristorante. Dove sinceramente... l'aspettavo a Firenze, ho mangiato da Dio. Ho mangiato pesce, quello non mi aspettavo, pensavo di mangiare carne, ma è stato buonissimo comunque. Bene, ora passiamo al giorno 2, il giorno del mio debutto al PT Uomo. Buongiorno, secondo giorno a Firenze, guardate che vista. Oh, io mi sono svegliato così. Comunque, ieri sera è andata molto bene, ci siamo divertiti, è stato molto bello. Cena buona, ma ho fame, non perché abbia mangiato male o poco, ma sono le 8 di mattina, ho fame. Adesso mi sciacquo, però... basically voglio andare a fare colazione. Mi sono tenuto il cartoncino Guess Jeans Giulia Righini. Oggi tanta roba. Oggi c'è un po' di roba da fare. Sono andato a dormire alle 2. Andiamo a fare il buffet. Ho tanta fame. Poi mi hanno lasciato le ciabattine. Ancora. Ah, che bello. Mi raccomando, non strofinate questi asciugamani sulla faccia, perché sennò vi rovinate la pelle. Sono ovviamente andato a fare colazione, sia dolce che salata, l'ho fatta bella abbondante, per poi tornare in stanza, sistemarmi e mi sono messo a giocare a Minecraft. Ho dovuto fare anche lì una modifica di un video, quindi ho dovuto lavorare un po'. Poi mi sono messo anche un po' a leggere un libro che mi ero portato dietro, perché sennò mi sentivo in colpa se non riuscivo a leggere neanche un momento durante la giornata, anche se è durato veramente poco, perché dopo tipo 5-6 pagine mi sono rimesso a giocare a Minecraft. Essendo poi in pieno centro a Firenze, ne ho approfittato per farmi un giro. Nonostante Firenze sia piena di arte e piena di cose da vedere, l'avevo già vista, quindi ho fatto tipo giro come fai un giro in centro a Milano. Quindi sono passato alla Rinascente per vedere che cos'hanno lì a Firenze e quanto è diversa da quella a Milano. Sono passato anche da Jo Malone, che è la profumeria dove ho lavorato, e in più sono passato alla Apple perché volevo provare tipo le cuffie e sarà il mio regalo di quest'anno di compleanno. Finalmente poi a mezzogiorno e mezzo mi sono incontrato con la manager in stazione, ho fatto il check out dall'hotel e insieme abbiamo aspettato gli altri ragazzi che avrebbero fatto il mio stesso lavoro. Dunque siamo andati allo stand di Pquadro e ci siamo messi a fare i contenuti. Per le persone che ci guardano da fuori è molto strano capire che lì stiamo lavorando. Cioè il nostro lavoro lì è fare foto, video particolari in base al nostro modo di fare. Dunque abbiamo bisogno magari di riprese particolari, di qualcuno che ci faccia una foto in quel modo. Ebbene, una volta finito, non ci abbiamo messo troppo, siamo andati a mangiare in una trattoria lì fuori. Pensavamo di non farcela perché erano ormai le 3 di pomeriggio, siamo arrivati lì e la cucina stava chiudendo. Infatti il cameriere ci ha chiesto gli ordini, sì, ma tipo antipasti, contorni e queste cose, ha portato quello che voleva lui. Ci ha detto sì, va bene, vi porto un po' di questo, un po' di quello, e ci ha riempito la tavola. Che figo quello. Quindi è stato da mangiare quello che voleva lui. Vado per questo. Tra l'altro ci hanno serviti velocissimi, è stato buonissimo. Io ho mangiato un sacco lì, perché se posso mangio. Per fortuna non mi è venuto l'abbiocco, non so come sia possibile. Siamo tornati al PT, abbiamo fatto qualche altro giro per gli stand. Sono con sia la valigia che la borsa, però questo è il PT. Beh, vi giro. C'è il gruppo. Fare un po' più... un po' scialla. Esatto, un po' più scialla. No, non gesticolare. Fai tipo un così. Fare un po' di... fai un po' più dietro. Quello che mi dicevi prima. Esatto. No, naturale. Questo è il backstage delle foto. Fa freddissimo. Poi io il mio lavoro l'ho fatto, dovevo fare delle storie dallo stand di Pquadro, che non vi ho mostrato. Vabbè. Poi stiamo passando per un po' di stand, altra gente qua. C'è ancora roba. Adesso stiamo andando allo stand di Fei. Io odio andare in giro con i bagagli, lo odio, però benissimo. Tra l'altro quando devi fare un contenuto, quando devi fare delle storie, devi mandarle in approvazione. E spesso magari si chiedono di rifarle. Ho avuto la fortuna che non hanno chiesto di rifarle. È dura. Cosa?
La vita dello youtuber. Sì, sì, sì. Il content creator. Sì, orribile. Mamma mia. Giovanni, che bel look. Grazie. Wow. Che uomo. Abbiamo fatto tutti i piquadri. Che figo. Ma che combriccolo. Poi dopo c'è un evento pazzesco con i brand pazzeschi. Stiamo aspettando quello. Ah, ma che bello qua. Ah, wow, guarda che roba. Alla scolaresco, qua straniero. Comunque ce ne siamo andati giusto in tempo perché appena arrivati in stazione abbiamo preso tipo una piadina al volo e siamo arrivati al binario proprio mentre stava arrivando il treno. Mancano 10 minuti al treno, stiamo aspettando la nostra piadina. Stanco. Ho fame. Di solito non mangio fuori ma me la sono concesso, ho lavorato perché di solito mi secca spendere fuori. E basta. Treno alle 20:25. Poi sono in fissa con Post Malone, è da tutto il giorno, da una settimana, due che mi sto ascoltando Post Malone, sempre. Tornare a casa. Non penso mangerò qualcosa a casa, mi sfamerò domani. Di solito quando non mangio per tutto il giorno dopo la sento tutta la fame, devo tipo recuperare, quindi mangio il doppio. Molto bello, a casa magari domani faccio le considerazioni finali. Vlog time. Che vuoi? Belli questi ambienti di stazione. Bene, siamo sul treno, proprio in tempo. Non ho ancora mangiato le martedì. E dopo due ore di viaggio passate a parlare con la ragazza che ci ha seguito al lavoro lì allo stand di Piquadro, sono tornato a Milano dove Ricky mi è venuto a prendere in stazione perché era di passaggio lì e mi ha aspettato e mi ha accompagnato a casa. Sono arrivato a casa per le 11, ho mangiato e mi sono buttato a letto perché stavo morendo di sonno. Abbiamo fatto, siamo a casa, no, cioè siamo in stazione. Guarda che bella la stazione di sera. Che viaggio, ho parlato per due ore con la ragazza lì. Mi conosce meglio lei che i miei amici probabilmente adesso. Tipo sessione della psicologa. Niente, andiamo a casa. C'è anche Ricky che mi aspetta. Come ci ha detto nel video, per me è stato molto significativo essere al PT Uomo. E non solo a visitare, ma proprio ad aver avuto un lavoro al PT Uomo. Sono molto grato della vita che faccio e delle esperienze che questa mi porta a fare. Spero di avervi portato più possibile dentro questa esperienza. Spero che siate riusciti a provare anche solo un po' delle emozioni che ho provato io.